in ogni cosa e sempre più rettitudine di intenzione, più esattezza, più puntualità, più generosità nel servizio del Signore. E allora sarai quale il Signore vuole che tu sia. Carissime amiche e carissimi amici di Padre Pio TV, buona giornata a tutti quanti voi. Abbiamo oggi un nuovo consiglio, una nuova sollecitazione da parte del nostro fratello San Pio. E lui ci continua a spingere verso il compimento perfetto del nostro dovere. Ed esattamente ci dice così: in ogni cosa e sempre più rettitudine di intenzione, più esattezza, più puntualità, più generosità nel servizio del Signore, e allora sarai quale il Signore vuole che tu sia. È così che si inizia a delineare proprio la fisionomia del seguace di Gesù, il discepolo del terzo millennio, potremmo definirlo così, ma senza neanche avere timore di pronunciare questa parola, noi scopriamo che nelle parole, nei consigli di Padre Pio, c'è un autentico segreto per raggiungere il traguardo della santità. Noi abbiamo bisogno di raggiungere questa meta. Il nostro identikit deve essere quello del santo che ama di più e però all'occorrenza sa anche scomparire. Non ama troppo la vetrina, è capace di accogliere questo invito con tante diverse sfaccettature che San Pio ci presenta, che San Pio ci offre e ci raccomanda. Rettitudine di intenzione: quante volte anche nel fare il bene noi non riusciamo ad avere un'intenzione retta, magari accorgendoci di soffrire di antipatie e simpatie, oppure sapendo che abbiamo un lungo cammino per imparare a fare bene la carità e ci lasciamo invece vincere dalla pigrizia, tacitare la coscienza e non metterci alla scuola dei santi. Più generosità, più puntualità, più esattezza nel servizio del Signore. Ci sovvengono le parole di Gesù che ci ha chiamato amici, ma che ci ha detto, dopo aver fatto tutto quello che dovevate fare, dite: siamo servi inutili. Che significa che non è inutile il servizio, perché il servizio invece è sempre prezioso, ma che siamo persone interscambiabili. Nessuno di noi è insostituibile. Abbiamo bisogno di scoprire che la cosa più importante di tutte è giungere a realizzare il progetto di Dio nella nostra vita. Dice San Pio: allora sarai tale quale il Signore desidera che tu sia. La nostra felicità è un piccolo seme e può germogliare, può portare frutti profumati, saporiti, colorati, nel momento in cui ci accorgiamo che stiamo realizzando nel nostro piccolo, senza grandissime ambizioni, ma fidandoci di Dio, stiamo realizzando la sua volontà. Chiediamo oggi al Signore, con l'aiuto di San Pio e con la preghiera fatta con tutto il cuore anche ai nostri cari defunti, in questi giorni dell'ottavario, che ci spingono ad invocarli. Chiediamo a loro, ai nostri cari defunti, di poter essere
aiutati in questo cammino. Buona giornata, shalom a tutti.